ancora successi per il cioccolato Slitti. L'azienda con sede a Monsulmano Terme nel concorso Tavoletta d'Oro 2022 svoltosi nei giorni scorsi durante il Taste di Firenze, la grande rassegna internazionale di enogastronomia, ha vinto ben 10 premi in altrettante categorie. Il riconoscimento più importante va al cioccolato fondente al 73% che secondo la giuria dell'Associazione Compagnia del Cioccolato è il miglior cioccolato fondente degli ultimi 20 anni. Un'eccellenza del territorio che si conferma ai vertici mondiali di questo settore e che premia non solo il prodotto ma anche la dedizione e la professionalità di una famiglia. Sì, è un premio importante, un premio che ci arricchisce maggiormente. Noi eravamo circa oltre 170 premi vinti con questi e qualche altro concorso che vediamo di riuscire a fare entro l'anno. Ci piaceva finire il 2022 superando i 200 premi. Sono 3 medaglie per il ventennale e quindi per il cioccolato migliore nei 20 anni trascorsi di questo premio, quindi il miglior fondente con il 73, poi abbiamo vinto il miglior cioccolato al latte ad alta percentuale di cacao, che fra l'altro è un cioccolato che ho inventato io, e poi abbiamo vinto con la crema spalmabile, quindi sono stati i 3 cioccolati migliori nei 20 anni. E poi invece abbiamo vinto sull'immediato, su quello che era la degustazione, il concorso dell'anno, per quanto riguarda la crema spalmabile, la riccosa, e poi per il cioccolato fondente al 73. In più abbiamo preso altri 5 premi come menzione d'eccellenza per altre tipologie di prodotti, quindi nel complesso è un segno proprio che la nostra produzione in maniera così a ventaglio è comunque tutta ad alto livello.